Io penso che sia giunta l'ora, e lo dico direttamente alla prefettura, di chiudere l'esperienza del Prandina, che ha rilevato, ma vi ricordate, l'avevamo già detto in passato, perché c'erano state anche notizie in passato dove alcuni cittadini avevano indicato che all'interno del Prandina c'era questo fenomeno, che è stato poi insomma verificato dai fatti, con uno sfruttamento che era solamente un inizio di un'attività molto più vasta, anche